una sera a settimana mi ritrovo a cena ospite a casa di amiche, ma siccome casa nostra sta finalmente acquisendo delle sembianze umane, potremmo dire, o a misura d'uomo, possiamo finalmente invitare persone. Quindi questa sera la Vale viene a cena a casa nostra e quindi cucino io. Oggi è sabato, sono stata al mercato. Io vado al mercato centrale di Milano, il Sogemi, che è un mercato ittico, ortofrutticolo, della carne e delle piante, e oggi per la prima volta sono stata al mercato del pesce e ho preso i moscardini. Subito dopo pranzo mi sono messa a pulirli, è molto importante togliere la membrana esterna che è anche un po' rugosa e si sente al tatto che non è la consistenza giusta da mettere in bocca, perché è ciò che poi in cottura li rende duri, quindi è molto importante pulirli bene. E poi li ho buttati in pentolone a bollire, perché vorrei farli in umido, devo ancora decidere se fare un'insalatona o farli in umido, dipende da che ora torno oggi a casa. Però dopo 4-5 minuti che stavano bollendo sono andata a tocchicciarli un pochino, li ho trovati durissimi, sono andata nel panico, ho spento tutto, li ho lasciati là. Per fortuna adesso è passata circa un'oretta e si sono continuati a cuocere nell'acqua, non lo so se sono ammorbiditi, per fortuna, pensavo di aver perso i moscardini. Quindi moscardini belli che pronti, devo soltanto decidere come farli, ma questa è un'altra ricetta che si può preparare in anticipo. Infatti ora sono le... non vedo l'orologio, ma so che sono le 5:30, sto andando all'IKEA a prendere le ultime cose per la casa e questa sera torno a casa e vi faccio vedere come assemblo la cena in 5 minuti, 10, per stare un po' larghi, tanto c'è tempo. Sono tornata presto, quindi ho deciso di farli in umido con il pomodoro, quindi filo d'olio che poi stendo con l'attrezzino preferito di Jimmy. Si sente un pittore quando facciamo queste cose. Oddio, io non facevo il dito finché non ho iniziato a buttare. Aglio e letteralmente dalla pentola alla brace. Aggiungo la passata di pomodoro. Per speziare un po' il tutto utilizzo questo, che è una specie di dado vegetale, tipo quelli lì della Knorr, solo che questo è senza sale. Contiene, oddio in inglese, cipolla, carote, turmeric, parsley, chives and low veg, insomma. Ve li scriverò qui in sovraimpressione perché ora non mi viene in italiano. Però ha veramente lo stesso profumo del dado vegetale. Quest'inverno lo utilizzerò tantissimo per fare i brodi, per fare le vellutate. Perché è veramente uguale, solo che è senza sale. Quindi un ciucciarino. Okay, ora non esageriamo. Ho tenuto da parte dell'acqua di cottura dei moscardini, così che se la salsa di pomodoro si rapprende troppo la posso allungare con quella invece che con acqua. Così mantengo il sapore e evito di diluirlo, insomma. Aggiungo un po' di prezzemolo perché è la morte sua. Pesce e prezzemolo, combinazione fantastica. E lo lascio continuare a cuocere finché non arriva la Vale, essenzialmente. Come contorno dei moscardini in umido, ovviamente, la polenta, che io non so fare, ho un disagio con la polenta, la sbaglio sempre. Prendo la frusta, metto a bollire l'acqua, cioè l'acqua sta per bollire, e verso a pioggia. Ah sì, la faccio tutta. Vai, vai! Allora, io adesso sto qui 8 minuti, perché giuro che se mi viene grumosa mi arrabbio. Aglio, io devo mettere il sale, aspetta. C'ho io. Grazie. Che ragazzo multitasking. Mi porti un libro. Come polenta faccio questa, che è polenta valsugana con farina di mais integrale.
Non so, ce l'avevo in dispensa da un bel po', quindi è bene che la finiamo, infatti qui è prossima la scadenza. Ragazzi, la cena, cioè la mia... La cena! La mia girls mi ha preparato. Noi, qui con noi, si rilassi dove... Oddio! Cioè, vabbè, niente. Non la conosci? Poi abbiamo dei finocchi che credo siano alla curcuma. Curcuma al forno. Pazzesca, pazzesca questa ragazza. Una sera a settimana, quando ci va, non abbiamo un giorno preciso, serata pizza rigorosamente nel cartone e all'aperto. Ora questa è una delle ultime volte che potremo farlo, qui siamo in Parco Sempione. A noi piace così. Buonasera e buon inizio settimana. Oggi è lunedì. E questa sera cena, come sono le luminose spirit. Cena a base di pesce. Avrei voluto fare il risotto alle zucchine e metterci sopra il filetto di salmone, ma non ho trovato le zucchine, non ho zucchine in casa. Mi sa che stiamo arrivando nella stagione di addio alle zucchine, quindi devo iniziare a farmene una ragione. Comunque, quindi, niente, sono passata dal voler fare un risotto a insalata e resti del frigo, tra la polenta dell'altro giorno, un po' di ceci, un po' di riso avanzato, insomma, cena con avanzi di frigo e re Salomone. Per cuocere il salmone alla perfezione lo faccio cuocere a fiamma bassa con il coperchio sulla pelle e poi quando vedo che la cottura è arrivata fin su, che diciamo che lo vedo un po' dal colore, bisogna osservarlo, lo giro, alzo la fiamma e gli faccio fare la crosticina sopra. Approfitto della padella bella saporita per riscaldare la polenta. Direi che a crosticina ci siamo. Yes, mi ho perso un pezzettino, scusate. E voilà! Un po' di riso, tutta la polenta fagiumi. I ceci li salato. Ma dillo quanto sono brava a cucinare. Stai migliorando un sacco, bravo. Ma le patate le faccio come tua mamma. No. Ma lei ancora non me l'ha detto il segreto, secondo me non ce l'ha e quello l'ha fatto. Niente, mi versi l'acqua, grazie. A domani! La cena di questa sera inizia con la preparazione della one and only, perché se non è più stagione di zucchine, arriva lei. Zucca! Yes! Allora, questa non è particolarmente castagnosa, come potrete notare dal colore, ormai siete anche voi delle esperte, quindi... So che l'avrete già capito, direte sì, andiamo con la castagnosa, io lo so. E infatti quando non è castagnosa, ma comunque la zucca è buona, soprattutto la zucca delica, la uso nelle preparazioni salate. Infatti questa sera la uso come contorno della cena. E invece quando è castagnosa io la butto in forno, si cuoce, diventa bella, dura, densa, spolverata di cannella e ragazzi... spettacolo, ma ancora non l'ho trovata così, quindi l'ho utilizzata tantissimo in questo periodo nelle preparazioni salate e questa sera la utilizzo con una delle mie combinazioni preferite, zucca e uovo alla fashions. Quindi iniziamo con la preparazione della zucca, poi vado a farmi la doccia e poi ritorniamo con l'uovo. La preparazione della zucca prevede una cosa difficilissima e davvero, cioè, Masterchef e Cracco, spostatevi. Bisogna soltanto togliere la buccia, evitando di tagliarsi una mano, e poi si fa cubetti e si cuoce in padella. Fuoco basso, così che cuoce bene dentro, che non si brucia, e se volete potete aggiungere della cipolla. Zucca e cipolla, top!
Doccia fatta, e tra parentesi vi volevo chiedere scusa se nelle clip di questo video si sente molto la TV di sottofondo, lo stavo editando e ho sentito il bordello, ma ci stiamo ancora un pochino abituando ai suoni di questa casa. Comunque è tempo della deposizione delle uova e della preparazione delle uova alla Fashions. Allora, abbiamo l'acqua che sta bollendo, si prendono le uova, io prendo queste qua, pasta gialla, ragazze, sono buonissime. Io veramente le adoro, quel colore rosso vivo intenso, yes. Ok, e l'ultima volta che ho fatto le uova alla Fashions l'ho trovato fotocamera, quindi guarda, ma perché devo far vedere questa cosa? Cioè, molto nel senso, si prende l'uovo e si mette dentro, si avvia il timer. 5 minuti e 30 secondi devono bollire dentro l'acqua. Scaduto il tempo si spegne il fuoco, 30 secondi lì, non li tocca nessuno. Allo scoccare del sesto minuto, dritto sotto l'acqua gelata per bloccare la cottura. Uova alla Fashions, there you go. Alcune di voi mi hanno detto che a volte fate fatica a sbucciare le uova. Allora, un pro tip che vi do è usare un cucchiaio per sbucciarle perfettamente e senza che, soprattutto quando si arriva in punta, si stacchi l'albume. Prendete un cucchiaio, seguite il contorno dell'uovo, dai. Ok. Sì. Ta-da! Perfetto! E sicuramente la Fashions. Yes, ve lo assicuro. E voilà, qui a lato ci sono degli albumi strapazzati macchiati con curcuma, sale, vabbè, e pepe, quindi per questo sono un po' rossicci, e le mie due uova alla Fashions. Mentre per Jimmy ho fatto sempre uova, ma una frittata di, questa è la parte più brutta, ok, zucchine, porri, e sopra qua c'è del parmigiano e del pane abbrustolito. Ora dobbiamo vedere se pappano. La. Una cosa so fare. Una certezza. Risottino estivo con pesto di 7 giorni, 7 cene, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Fatemi sapere se un format del genere sui pranzi o sulle merende vi può piacere. Non vi chiedo sulle colazioni perché è difficile che io riesca a fare 7 colazioni diverse in 7 giorni, perché ogni tanto mi fisso su determinate colazioni e non vario molto la mattina. Oppure se preferite dei cosa mangio in un giorno, quindi vedere cosa mangio da colazione a cena invece che soltanto un pasto. Insomma, fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video.